Allora, volete accedere tranquillamente alla zona traffico limitato senza problematiche di prendere fotografie? E multe? E multe. Tranquillamente in qualsiasi ora del giorno. Vediamo anche di non prendere una macchinata. Come della notte? Va bene, entriamo. Facciamola a piedi, così facciamo due passi che ci fa anche bene, dai. Cioè, lei ha studiato un sistema per entrare nel centro storico da... Quando mi pare, senza da nessun Porta Sant'Andrea, senza multe. Da Porta Trento Trieste. Scusami, vabbè, io la chiamo così, va bene? C'è la Porta Sant'Andrea, qui vicino c'è la sede. Abbiamo la telecamera. Scusa, però c'è la telecamera, come fai a passare senza? Come faccio a passare senza? Ma te lo faccio vedere. Cioè, lei da vice sindaco, che era amante delle multe, adesso insegna ai cittadini come fregare le telecamere. Ho cercato in vano di modificarla questa situazione. Cioè, hai provato a dire... chi è che si è opposto? Nessuno, se ne sono fregati tutti. Cioè, bisogna andare in via delle mura. Andiamo in via delle mura. Quindi, tu con la macchina entri in questa stradina. Esatto. Abbiamo evitato la telecamera. Sì, perché la telecamera è di là. Quindi con la macchina entriamo in questa stradina, una stradina un po' scomoda però da fare. Che vuol dire? Il fine giustifica i mezzi. A parte che questa cosa non la saprà nessuno, però diffondiamola giustamente. Ci ringrazieranno qui in via delle mura del traffico che ha portato lui con questa notizia. Via delle mura finisce su in cima chiusa. Sì. Perché siamo sotto piazza Crocifera e non c'è possibile accedervi. Andiamo a vedere. Via delle mura. È strada chiusa. È strada chiusa. Quindi si deve girare. Finisce e c'è il percorso pedonale per andare su piazza Crocifera. Quindi gira a sinistra. Si gira in vicolo dell'orto. Vicolo dell'orto. Dove si sbucherà? Chissà. Boh. Lui è come quello che su YouTube fa quei video che vi insegna come craccare i programmi, è uguale. Qui cracchiamo l'accesso ZTL. Poi logicamente qui con la Rolls Royce non ci venire, Con chi? La Rolls Royce. Non ce l'ho neanche, non c'è il problema. Ah, non ce l'avevo in garage, mi ha detto che ce l'avevo in garage. Tu hai 70 macchine. Sì, ma non Royce, no. Però belle d'epoca. 6750. Dopo sai, l'ufficio delle entrate. Ovviamente ci vuole una macchina, un minicar qui per entrare qui. No, vabbè, una macchinetta normale ci passa. È come la macchinetta del nostro operatore, quella che si può permettere lui, che ci può venire. Ascolta, ma chi è all'epoca che si oppose a tu che avevi notato su, non so come ti eri fatto accorgere, comunque hai notato che c'era questa strada? Non è che si oppose nessuno, non l'ho preso in considerazione. Ma chi? Ma chi? Gli uffici del comune. Il vice sindaco. Lo so, ma non era detto a lavori pubblici o a manutenzione. In questo caso era qualcun altro, la polizia municipale. Vicolo dell'Orto è finito. Siamo già dentro il centro storico. Siamo via Fontanella adesso. Via Fontanella, e dove si va da qui? Via Fontanella a sinistra non puoi andare perché è senso unico venendo in giù. Ma puoi andare qui davanti in via Piana. Andiamo in via Piana, noi. Andiamo a vedere. Cioè da qui si può arrivare anche, che ne so, in comune? Ci siamo già arrivati in comune. Qui possiamo andare dove ci pare adesso. Perché adesso noi sbulchiamo su lì abbiamo via Fra le Torri. Adesso sbucchiamo via, come si chiama, che mi viene adesso il nome? Accidenti all'età. Via della Minerva. Via della Minerva. Via della Minerva. E quindi poi qui vai dove ti pare. Qui vai, sì, vai dove vuoi. Sì, sì. Quindi, insomma, c'è questo, diciamo, questa falla nel sistema della ZTL. Si può entrare da Porta Trento Trieste seguendo questo tragitto e non, quindi non avere il permesso, diciamo, per il centro storico e non essere multati. Mai. Perché adesso vai dove ti pare qui. Tranquillamente sei dentro la ZTL. Hai capito. E quindi giri oppure vai via Fra le Torri, piazza Crocifera, fai via Mazzini, di Piazza Grande, fai tutto, fai quello, di che tutto. Ti pare, tutto quello che ti pare. Qui, questa come la risolverebbero? Dovrebbero mettere un'altra telecamera? No, mettermi indietro quella lì. Ah, è semplice. Cioè, l'off limits alla porta. Sulla porta, è tanto semplice, no? Però vuol dire che costa una marea di soldi spostare una telecamera di 10 metri indietro. Non lo sa nessuno sta cosa, perché solo te la potevi sapere. La sanno in tanti. La fanno molti? La sanno in tanti, perché quando io non ero ex, me l'avevano detto gli abitanti di quella stradina, che ci passano subire un traffico che si è al di sopra. Dopo questa trasmissione aumenterà a dismisura. O forse l'assessore competente. Interverrà. Chi è rinominato? L'assessore al traffico. L'assessore al traffico? Chi è? Amorini? Io penso sia. Vice sindaco.
sposta quella telecamera, se no io vedi come passo quando come mi pare. Ci vediamo, ciao.